Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su Ghost of Tsushima. Intanto controllo un po' di livelli audio. Qua piove, ci sono brutte robe, proprio mi bordelli così. Comunque, allora, ora siamo qui. Allora, io vorrei andare qui, vorrei andare a prendere l'armatura del clan Sakai, anche perché, insomma, bello lontano a sto punto, devo dire, quindi meglio cominciare a camminare, ecco. Un chilometro e sette, insomma, è tanto. Allora, Nobu. Cavallo! Nobu. Sì, però mammottare, Nobu. Allora. Bravo, Nick. Allora, Forza, Nobu! andiamo Nobu. Andiamo Nobu. Aspetta. Oh. Passiamo. Prefettura de Kushi. Cante di tinta nera. Non è ancora vivo. Ah. No, vabbè, non posso adesso. Non posso adesso, piuttosto. Oh, ecco. Seguiamo la strada. Questa potrebbe essere una puntata di passaggio. Sento cammata. No, vabbè. Questa potrebbe essere volendo anche una puntata di passaggio. Non è detto che. Tanto dobbiamo arrivarci lì. Vediamo un po'. Diciamo, tendo a non tagliare niente qua, anche perché, diciamo, potrebbe essere incontri, potrebbe esserci qualsiasi cosa. Potrebbe esserci qualsiasi cosa. Cerco di, perlomeno, vero, di non. Cerco, diciamo, perlomeno però di non incagliarmi. In scontri. Acqua termale. Termale. Oh, riposiamo qua. Oh, bene. Così alziamo la vita, diciamo, la vita massima di del buon Jin, ecco. Rifletti su. Tocco di un amante, comodità. Comodità. Ci vorrebbe solo una bevanda forte. Una ciotola di miso. Una donna. La donna ce la infila comunque. La donna ce la infila comunque. Niente, volevo cercare di non farlo. Volevo cercare di non farlo sembrare un porco. Però niente, la donna ce la infila comunque. Va bene. Allora, Nobu. Comunque l'uccello continua a volare. Allora di qua. Ok. Pilastro dell'onore. Pilastro dell'onore. E qui? Cos'è? What is that? Prendi.
Fiume delle carpe dorate, le lame veloci come il guizzo di una carpa in un torrente baciato dal sole. Scusa un attimo. Armatura. Allora. Ah, questi sono i kit estetici comunque. Vabbè, niente, i kit estetici. I kit estetici. Insomma, questi servono come no, ecco. Nobu. Nobu. Cazzo, Nobu sei un ninja. Compari che non se ne accorge nessuno. Lei è un ninja, no? Va. Andiamo, cassata è lunga. Andiamo che la strada è lunga. Allora. Accampamento. Ah, l'accampamento di Lord Shimura. Abbiamo trovato pure l'accampamento di Lord Shimura. Oh, bene. No. No, poi non ci interessa il campamento di Lord Shimura. No. No, al momento no. No, dobbiamo andare. Aspetta un attimo. Ah, ok, scendiamo di qua. Di qua. Dobbiamo andare a prendere l'armatura al clan Sakai. No. Affanculo. Ah. Capo. Ah, che cacchio. Vabbè, senti. Vaffan. Dove siamo? Ok. Oh, un cacchio di orso. Oh. Prefettura di Kubara. Io mi prendo sto babbo. Di là. Foresta placida. Qua. Poi tanto non sarà così semplice, perché sicuramente qualcuno ce l'avrà rubata. Noi dobbiamo andarcela a riprendere, perché non sarà vado la prendo fatta, ecco, cioè, non dubito che sia una cosa così semplice. Vado la prendo fatta oppure vado. Scusa un attimo. Scusate un attimo. Ma sto albero. Bandito brutale, vabbè, ok. Oh, c'è del ferro, quel regalo che è bello.
c'è Delfe, qua c'è pure un vessillo sashimono. No. Ok. That's it. Bene. Torniamo. Mi sa che devo prendere quel ponte. Forza Nobu! Namo. Amoni. Nobu. Qua c'è un villaggio tutto diroccato, probabilmente i mongoli hanno fatto casino pure qui. Ok. Allora, lo so, c'è una no. No. No, 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 c'ho da fare. C'ho da fare, per carità. Per carità. C'ho da fare. Per carità, io c'ho da fare. La mia casa. Oh, allora. Villaggio di Omi. Ok. Ribadisco, io c'ho proprio serissimi dubbi che... Sì, va bene. Ribadisco. Io c'ho... Serissimi dubbi che... Entro qua, prendo l'armatura fine. Qualcosa ci sarà. Niente mongoli. Aspetta a dirlo, niente mongoli. Prendo le provviste da casa mia. L'armatura sa fottero. Come osi? Giovane signore. Sì. Credevo foste morto. No. Sono venuto appena ho potuto. È bello rivederti, Yuriko. Ok. Sembrate stanco. Avete fame? Ora no. ora... L'esercito del Khan ha attraversato questa zona. Hai avuto problemi? Ah. Qualche bandito. Nulla che non pensierissi. È l'armatura o non è? L'armatura del mio... La mia armatura. Non avete voluto indossarla a comoda? Sono cambiate molte cose da allora. L'ho nascosta al sicuro. Cioè? Spettri del passato. Ok, sì, sì, signora, l'ha nascosta al sicuro. Intanto mi sa che... Ah no, l'illuminazione è buona dal volto. Sì, va bene, diciamo. Oh, che fatica. Accompagn- Mi farò aiutare da Taichi per prenderla. È al cimitero. Che ci fa lì? Cura il giardino. Raccoglie le piante per i miei veleni. E scaccia gli animali dalle scorte. Bene, non sei sola. E il Lord Jimura? È vivo. L'hanno catturato a Komodo. Ma l'abbiamo liberato. Bene. Ci sono altri sopravvissuti. Vi stanno aiutando. Alcuni. Lady Masako. Bene. Ha sempre combattuto con i maschi fin da quando era piccolo. Un giorno devi raccontarmi tutta la storia.
Ma siete soltanto voi due? No. O chi altro? Cioè, se sei in Chicago. Sono anni che non lo vedo. Eh beh. Crede sempre di essere l'unico a sapere come si fa qualsiasi cosa. Metà delle volte ha ragione. E ha una mira senza pari. Vabbè. Sarebbe più che d'accordo. Vabbè. Sì, però possiamo un attimo velocizzare la cosa? Possiamo un attimo. Lord Sakai, siete tornato. Sì. Vorrei poter restare. Ma so che ci sei tu a prenderti cura di Yuri. Lei si prende cura di me, signore. Taichi, aiutami con l'armatura Sakai. Andate. Vorrei onorare i defunti. Avvisi dalla tomba di tuo padre. Ah, certo. Certo. Diciamo che ancora non abbiamo combattuto. Non abbiamo combattuto, penso. Ah, devo comporre l'haiku. Vabbè. Componiamo la poesia. Andiamo un po'. Mamma, senti. Lutto filiale. Noi meditavamo qui. Non ho nessuno. Lutto filiale. Noi meditavamo qui. Sì. Non ho nessuno. Altra bella cacata di poesia. Bene. Andiamo avanti. Perché tutta sta cosa. Indossa l'armatura di tuo padre. L'armatura di tuo padre. Minchia, 170 metri dove cazzo l'hanno messo questa armatura. Allora. Ok. Andiamo. Vabbè, ci sarà da combattere sicuro. Ci sarà da combattere sicuro. Allora. Se non è adesso è dopo. Proprio subito dopo dice armatura. Arrivano i banditi. Combatti con l'armatura nuova di tuo padre. Vai. Ok. Arrivano rumori fuori, scusatemi. Ok. Sì, Gin, io capisco tutto, però sbloccati, Gin, aiutami. Avanti. Ce l'abbiamo fatta. Ecco. Giovane signore. Sì. Stai bene? Sì, solo un capogiro. Sì. Per un attimo mi siete sembrato
suo padre, sì. Va dentro. Ok, appartiene al più grande signore del Clan Sakai. Ok. Appartiene. Allora, ok. Sapeva che saresti tornato strisciando. Ti attende la stessa sorte del signore. Ah, porca tanto non ho fatto il confronto e quindi me ne sono ritrovato comunque uno in più. Comunque era ovvio che poi prima o poi dovevo combattere, non poteva filare tutto liscio. Ok. Mandate il migliore. Dai. Ok. Vai. No! Io sono poi a zero di energia, sono zero di vita e non ho determinazione. Va bene. Ok. Ok. Poi. Olè. Oh. Yuriko. Oh. Giovane signore. Sì. Dai. Andiamone a posto. Stai bene. Avete massacrati. Ancora problemi con Yarikawa? Sono passati 20 anni dalla ribellione di Yarikawa. Erano alleati dei Mo. Ma certo, sono ancora scossa da ciò che ho visto. Mi serve un po' d'aria. Al lago, al tuo albero preferito. Sì, venite. E andiamo, va bene. Che ne troviamo altri lì per caso? Oppure prima hai detto che prepari i veleni. Aspetta un attimo, scusate, io scusate un attimo. Armatura, io perché uso armatura? Allora, aumento moderato. Inizio potenziamenti. Ah, ok. Incremento di uno, una serie di confronti. Un confronto di uno può terrorizzare i nemici vicini. Va bene. Ok. Puoi farli più potenti. Tanto da uccidere un uomo. Nessuno merita tanto. Ci riusciresti? Dosi elevate hanno effetti orrendi. Bene. Oh, mio signore. Oh, Yuriko. Siamo in guerra, non. Non so. Sedetevi qui con me. Ok. Non so se hai notato, ma siamo in guerra. Il veleno non è mai stato un'arma dei Sakai. Non hanno mai affrontato l'impero Mongo. Serve ogni possibile arma. Sì. Tsushima deve usare tutte le risorse. I mongoli vi hanno cambiato, giovane signore. Esatto. Mia madre mi mostrò quali piante curano, quali sono nocive e letali persino. Però vanno assunte. Come avvelenerete gli invasori? Dardi e cerbottana. So che li usava un guerriero Genji che aveva studiato con i monaci dell'Ovest. Ah. Mi aiuterai?
Promettete di restare un bravo uomo. Promesso. Vi ho accudito da quando eravate nel grembo di vostra madre. Sì. Non smetterò ora. Ok. Devo fare una cerbottata. Era pieno di canne giù al fiume, vicino al vecchio guado. Ricordate? Le raccoglievate col vostro amichetto per fare delle barchette. Passavo le giornate con Ryuzo a giocare alla battaglia di Dannanur. Ora c'è un avamposto degli invasori. Tranquilla, tornerò presto con le canne. Con le canne. Vi aspetterò. Raggiungi l'antico guado. L'antico guado sarebbe... Va bene. Ok. Dove devo andare? Infatti mi sembrava necessario appunto l'avamposto. Vai. Ok. Non lo voglio fare adesso. Un avamposto mongolo. Ma non voglio, devo per forza. Vabbè. Minchia, confronto, mi pare un po' troppo. Questo con l'armatura. Siamo attenti, dai. Sfidatemi! Minchia, quanti siete! Tutto sommato non ci ho rimesso tanto. Vediamo cosa c'hanno qui. Ferro. Non male. No, io non volevo. Mi infilo le sotto di nuovo. Va bene, io non... Provviste.
Io mi sono un po' complicato la vita, però allora diciamo che con un solo scontro ho liberato una gran bella zona. Un bel po' di ho liberato. Prendiamo provviste. Andiamo un po'. A vedere cosa. Ah, aspetta però, mi sa che non conviene. Perché il quadro è lì, quindi. Appena si gira. Questo appena si gira lo facciamo secco. Dai. Quando è che ti giri? Ecco, bravissimo. Là. Preso cuoio. Cogli. Oh, le canne per la cerbottana. Ok. Per la cerbottana. Le porterò a Yuri. Torniamo da Yuriko? Si può? Dove sono? Ok. Ma perché sto tre? Cioè, anzi due. Ci sto niente. Com'è il celestiale? Era così. Oh. Ecco così, c'ho anche il bonus. Vabbè, li fatti fuori tutti. Vessilli Sashimono. Mente sento casini. Munizioni pieno. Bomba di polvere nera. Dove cacchio stanno i vessilli Sashimono? Un attimo, che già che c'è, cioè già che sono qua. Allora. Cos'è questo? Legno di tasso. Prendi. Se le robe ci stanno sicuro, vai. Due campanellini. Ah, aspetta però. Vedi che ci stanno. Allora, vessillo. No, vabbè, senti, un'altra volta, ok.
sto perdendo troppo tempo. Andiamo da cosa, da Yuriko, va. Io sto perdendo anche troppo tempo. Oni. Nobu. C'abbiamo da fare. Detto vabbè, già che ci sono, erano quei tre, recuperiamo quattro cose, ci perdo un poco di tempo, ok, ma no, ho visto c'è tutto un mondo lì e allora ho detto no. Lo so, sì, qualora volessi liberarlo si resetteranno, però vabbè, amen, diciamo che non è missione principale, quindi andiamo avanti così, ecco. Andiamo tranquillamente avanti così. Ma Yuriko! Dove sei, Yuriko? Yuriko! Yuriko! Che succede? Che succede? Che c'ha? Che succede? Parla con me. Oh, perdonatemi, giovane signore. Sì, prego, dimmi. Stavo ripensando a Lord Sakai. Sì. Io cerco di evitarlo. Vi amava a modo suo. Dimentico col passato. Infatti. Abbiamo Darvi e Cervottana. Ora manca solo il veleno. Certo, giovane signore. Seguitemi. Ok, io te seguo, però. Ho un piccolo campo dove raccolgo piante ed erbe per gli unguenti. Sì. E il veleno. Uccide i topi in un attimo. Sia forte abbastanza per gli invasori. Ok. Rico, io so che pensi male, Yuriko, però siamo davanti a un invasore brutto, grosso e brutto. Ci serve tutto. Da questo punto di È vista, bello gente. cavalcare ancora con voi? Me lo insegnaste tu e Lord Shimura. Su quel piccolo pony. Eravate così fiero e composto su quella piccola sella. Sembravate lo shogun in E persona. va bene, dai. E va bene. Torniamo vicino, speriamo che non si veda il microfono, ok? Che proprio prima di questo ho registrato. Oh no, piccolo Jim. Perché ridi? Mi sono ricordata di quando avete quasi ucciso vostro zio. Cosa? Avevate 3 o 4 anni. Il povero zio cercava di insegnarvi a usare la codace di Ah. legno. E voi volevate colpire le farfalle. Mi ricordo, l'occhio di mio zio ci mise settimane a guarire. Lord Shimura e vostro padre risero così tanto che credevo sarebbero morti soffocati. Non ricordo la risata di mio padre. Ah. Smise di ridere quando vostra madre si ammalò. Ma la vostra risata è identica. Va bene. Eccoci. Ok. Sì. Una stuoia e un fuoco. Dormi qui fuori. Solo quando curo le piante tutto il giorno. Ah. Cerco i fiori che ci servono. Riposa. Ci penso io. Ok. Ho mangiato i semi, sono velenosi. Non sono un bimbo, Yuriko. Oh. Lo so. Però te lo deve dire, no? E che c'è. Non sono un Ho i bimbo. fiori per vostra madre. Li sistemava a casa, nella piccola nicchia. Sì. Raccogliamo i fiori.
Ok. Dovrebbero bastare. Portatemi i giovani. Certo, Yuriko. Ecco le piante. To. Bene. Estraiamo i semi. Li maciniamo. E poi intingiamo gli aghi nell'impasto. Prepara una dose potente. Servirà al vostro scopo. Ok. Pronto. Sicuro sia venuto di qua. La vecchia ha un campo da qualche parte qui vicino. Ascoltate. Arriva qualcuno. Resta lì, Yuriko. Ok. Proviamo questo veleno. Si pentirà di ciò che ha fatto a Saddam. Para, diversi barbi avvelenati. Ok. Option per visualizzare. Sì. È equipaggiato. Ok. Solo la sua testa. Scuotere. Ok. È da qualche parte qui vicino. Fammi orientare. Svelto, non voglio perderlo. Vediamo. Yeah. Se n'è andato. Ah, si sono spaventati. Ah. State bene, signore? Sì. Ma a posto. Però i dardi va a cerbottana. Li ho sistemati. A volte dimentico che siete cresciuto. Sì. A volte lo dimentico anch'io. Dovremmo tornare alla tenuta. Sì. Io resto qui. Devo dare una rassettata. Non stancarti troppo. Voi siete adulto e io grande abbastanza da badare a me stessa. Gli altri veleni sei preparato? Sempre così impaziente. Ce n'è un altro che suscita confusione e rabbia. Ma gli ingredienti, quali erano? Prova a ricordare. Sembra utile. Ok. Bene. Sei un bravo cavallo, no? Oh, benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo recuperato l'armatura del clan Sakai. Abbiamo fatto le cose che dobbiamo fare. Abbiamo due punti tecnica. Abbiamo due punti tecnica da spendere. Due punti tecnica da spendere. Sì, sì, ok. Sì, Nobu. Sì, Nobu. Rosso con foglie, no, petali. Ah, un fiore. Non quello. Oh, sì, vabbè, questa è rimasta. Ok, questa rimarrà tutto il tempo qua a vedere. No fiori, no petali, no parti. Quello e quello e quell'altro. No, io piuttosto sentite. Facciamo una cosa. Andiamo a sto campo profughi. Andiamo al campo profughi noi. Che è là vicino a dove c'era la prossima missione. E ne approfitto. Vabbè, già arrivato. Posto. Ok. Già fatto. Perfetto, signori. C'è un mercante sempre qui. Io direi che noi ci fermiamo qui. E diamo appuntamento. Alla prossima.